Salvaguardare l'asparago di Capitanata con metodi di controllo a basso impatto. Se n'è parlato durante il convegno Aspara, innovazioni e soluzioni sostenibili per l'asparago pugliese. Il progetto di ricerca è stato messo a punto dall'Università di Foggia, Coldiretti, Futuragri ed altri partner, tra cui l'Università di Bari. Il progetto ha avuto proprio l'obiettivo di studiare la biologia e dei metodi di controllo a basso impatto della principale avversità dell'asparago in Capitanata, che è un Lepidottero coscide, il cui nome scientifico è Paraipopta cestrum. In pratica, in questo progetto noi abbiamo sviluppato dei metodi di monitoraggio della popolazione adulta. Abbiamo studiato anche i diversi stadi biologici dell'insetto al fine di capire quali sono i momenti migliori in cui intervenire con delle soluzioni di controllo che sono state anch'esse oggetto di questo progetto e che sono soprattutto basate sull'impiego di sostanze naturali o microrganismi che sono nemici naturali di questo stesso insetto. È una delle iniziative che è stata messa in campo per il contrasto a questo problema è proprio questo progetto, che ha avuto il merito anche di coinvolgere tutta una serie di partners, delle aziende, l'università, sia di Foggia che di Bari, per portare avanti appunto un sistema di controllo di questo insetto che si basasse su un approccio ecosostenibile e efficace. Il 60% degli asparagi italiani viene prodotto in provincia di Foggia, 8.000 ettari di coltura di asparago verde che ne fanno della Capitanata il territorio principe per la sua coltivazione. La caratterizzazione di un insetto come l'Hippopta e tutte delle problematiche relative alla coltivazione dell'asparago vede la provincia di Foggia e l'Università di Foggia vede un ruolo di leadership nella comunità accademica e quindi a chiusura di questo progetto ora cosa dobbiamo fare come comunità agricola, come Coldiretti, ma come intero bacino di Capitanata è quello di valorizzare il nostro prodotto sui mercati, quindi bene lo studio e il processo che è già iniziato per quanto riguarda l'IGP dell'asparago di Puglia per poter avere questo ruolo che di leadership oggi abbiamo a livello accademico, dobbiamo andarlo a conquistare e difendere anche sui mercati in modo da valorizzare a livello economico l'intera filiera del prodotto.